ancora qua Badia. Benvenuti a Badia Polesine. Abbiamo fatto radici. Buongiorno. No, radici. Radici badiesi. Radici allora badiesi. Siamo a Badia. E, osservando Badia come tutti i nostri paesi, un sacco di negozi chiusi, attività chiuse, eccetera, eccetera. E, però tu ci parlavi, Renzo, della differenza di vivacità tra il Basso Polesine e l'Alto Polesine. Sì, ne abbiamo parlato ieri con e anche l'altro giorno con le eccellenze che hanno descritto Luca Rossetto e Claudio Guerra, però di aziende La Zerma che altre due. In realtà i comuni dell'Alto Polesine, che sono tutti comuni piccoli purtroppo, ma proprio piccoli, 1000, 1200, 1100, 900, 750 eccetera, pur essendo straordinariamente relazionato l'Alto Polesine, perché tu fai 2 metri e sei in provincia di Padova, ne fai 5 sei in provincia di Verona, ne fai 15 sei in provincia di Ferrara, ne fai 18 sei in provincia di Mantova, però sono diventati paesi pieni di anziani e con scarsa vivacità, mentre il Basso Polesine ha ancora una vivacità straordinaria. Bisogna, adesso non credo che la politica da sola possa obbligare Maggi a diventare, per fare un esempio, imprenditore e vivacizzare tutto. Però ecco, il fatto che arrivi Amazon è stato un faro di luce nuova e speriamo ne arrivino altri. Il problema vero è che sono andati via i ragazzi che sono le nuove famiglie del futuro, non trovando allocazione qua, rendono questi comuni in difficoltà. Badia, pur avendo questo ed essendo uno dei poli più dinamici dell'Alto Polesine, però se facciamo il salto indietro rispetto a qualche anno fa, cioè mentre voi basso polesani, Taglio di Po, Porto Viro, Rosolina, Porto Tolle, c'è una vivacità anche economico-sociale che per alcuni aspetti ha spostato i poli. E per portare il nostro esempio di qua cosa bisognerebbe fare? Beh no, avviene un po' alla volta, sicuramente Amazon fra qualche anno determinerà, arrivano 2500 dipendenti, arriveranno delle famiglie che si costruiranno delle case e quindi renderà i centri storici meno desertificati di adesso. Ci sono dei comuni dell'Alto Polesine e anche del Medio dove se tu vai alle 7 di sera o alle 9 e un quarto del mattino e guardi, è tutto deserto, spari una... Sì, il coprifuoco è alle 9 del mattino e quindi è evidente che per fortuna si può invertire. Certo, deve agire meglio il polesano e anche la pubblica amministrazione polesana. La pubblica amministrazione che abbiamo detto ieri che non è così dinamica per sbloccare 1,5 milioni di metri quadri. Il paradosso qual è? Che la pubblica amministrazione polesana è figlia dei polesani e quindi il cane che ci morde la coda. Quindi è evidente che bisogna interrompere questo cortocircuito negativo e fare un elettroshock, non so neanche io, ma certamente questa cosa deve essere fatta. Meditate, gente, meditate. Meditiamo. Professor Maggi, lei è il nostro mentore.